qui, no, ho preso quella, non ho trovato. Picchiata, maltrattata nella sua abitazione da coloro che dovevano accudirla. Una donna di 65 anni, invalida mentale, ha subito ripetutamente violenze e vessazioni da una coppia di badanti, un uomo e una donna di 54 e 41 anni, entrambi originari dello Sri Lanka. Lividi, ecchimosi e un dimagrimento improvviso sono stati i segnali che hanno fatto partire gli accertamenti. A denunciare che qualcosa in quelle quattro mura non andava sono stati gli operatori del centro diurno dove la donna trascorreva la maggior parte del suo tempo e i sanitari che le avevano prestato le cure perché la donna era ricorsa più volte al pronto soccorso. L'indagine condotta insieme da squadra mobile e carabinieri di nucleo operativo e radiomobile di Arezzo è stata svolta anche con microspie e riprese video inconfutabili, spiegano gli investigatori che hanno inchiodato i due badanti. Lesioni della donna sempre crescenti, dallo scappellotto, dal semplice... dalle semplici urla, dai semplici rimproveri fatti forse con eccessiva cattiveria, con eccessiva forza, siamo arrivati allo scappellotto di cui si parlava prima, ad un coltello girato dalla parte del manico e usato a modi di martelletto sulla testa della signora, il coltello girato invece questa volta dalla parte della lama e puntato alla gola della signora che veniva sbattuta contro la parete della cucina, un piatto suonato sulla testa della signora fino a romperglielo. Un'indagine che probabilmente non finirà qui. I due badanti sono stati allontanati dall'abitazione della 65enne. Questi non potranno più fare badanti o li possono fare? Non è previsto che ci sia la possibilità di vietare a una persona di fare quel tipo di professione. Quanto è certo è che non potranno più avvicinarsi alla signora e non potranno più frequentare i luoghi da questa frequentati.